Perché è come noi umani, se ci imprigionano, cioè noi vogliamo uscire, cioè vogliamo vivere liberi. E abbiamo salvato la vita di un granchio in pratica. Siamo qui a Castiglione della Pescaia, con il mare e la loro casa, la campagna di LAV, insieme al Ministero della Transizione Ecologica, per educare bambini e bambine, ma anche le loro famiglie, al rispetto degli animali del mare. Beh, ho distribuito cartoline, ripagato e attaccato cartelloni. Ho detto alle persone che qui stavano cercando di catturarli di non farlo, e loro hanno accettato, quindi in un certo senso l'ho salvato. Abbiamo fatto un po' di visite da altri signori, poi abbiamo dato i cartellini agli altri signori, cioè ai signori, alla gente. Direi che tutte le forme di vita hanno le loro emozioni, alcune molto poche, però ce ne sono altre che ne hanno moltissime, come noi umani, perché sono una forma di vita intelligente che può provare molte emozioni. Gli animali marini sono esattamente come noi esseri viventi e hanno il diritto di essere liberi e di stare nella loro casa, il mare. Sì, sono come gli esseri umani, sono esseri viventi e devono restare nel proprio habitat naturale. Forse siamo, cioè, stanno andando con retino e se chiedo a prendere appunto granchi e noi di corsa siamo arrivati e gli abbiamo detto che gli faceva male, insomma. Portare dei bambini in spiaggia con le maglie LAV a parlare di rispetto degli animali, a giocare senza fare del male agli animali, dimostra tantissimo, dimostra cioè che noi possiamo vivere felici senza danneggiare nessuno e lo possiamo fare a partire proprio da quando siamo bambini.